Proseguiamo allora nell'analisi tecnica della riforma costituzionale parlando delle garanzie costituzionali, i cosiddetti pesi e contrappesi, cioè il sistema equilibratore dell'intero impianto costituzionale, cioè quando un organo delle istituzioni assume un potere molto forte, devono esserci degli altri organi che facciano da contrappeso e da equilibratore di quel potere. Vediamo per quanto riguarda il Presidente della Repubblica. Allora, avrete sentito parlare nella propaganda governativa che il Presidente della Repubblica non sarebbe facilmente eleggibile da parte della lista maggioritaria. Questa cosa non è vera, è una menzogna. E vediamo un esempio concreto. Dalla settima votazione in avanti, la riforma prevede che ove una parte delle opposizioni non partecipasse al voto, il capo dello Stato potrebbe essere effettivamente espressione della sola monolista premiale. Esempio concreto, pratico. Il plenum per l'elezione del capo dello Stato è di 730 parlamentari. 630 deputati più 100 senatori. Se in una qualsiasi votazione successiva alla sesta i votanti fossero ad esempio 650, perché una parte dell'opposizione decide per qualsiasi ragione di non partecipare al voto, ed è una cosa facilissima perché 80 deputati si possono in parte comprare, alcuni possono essere assenti per malattia, altri possono essere assenti per mille ragioni. L'abbiamo visto negli ultimi anni di vita del nostro Parlamento. Ecco, allora, in questo caso il Presidente della Repubblica risulterebbe eletto con i 3/5 dei votanti, come prevede la nuova Costituzione, dalla settima votazione in poi, e quindi con appena 390 voti, sui 650 votanti del nostro esempio. Se i 340 deputati della lista premiale aggiungiamo 51 senatori del medesimo colore politico, otteniamo 391. Otteniamo che con 391 voti la monolista premiale si elegge il suo Presidente della Repubblica. È una cosa, direi, semplicissima. Seconda cosa, i giudici della Corte Costituzionale. Sono 15. Due di essi sono nominati dal Senato, malgrado lo stesso non sia elettivo. Tre vengono nominati dalla Camera e quindi fondamentalmente dalla monolista premiale. Altri cinque sono nominati da un Presidente della Repubblica che, come abbiamo appena visto, potrebbe essere espressione della stessa lista. 10 giudici su 15 diventano giudici colorati dello stesso colore della monolista premiale. E quindi i pesi e i contrappesi sostanzialmente vanno a farsi benedire. Passiamo alla quella che io chiamo la pillola avvelenata della riforma. La pillola avvelenata in mezzo a una miriade di altre parole che è poi il fine occulto della nuova Costituzione. Dobbiamo leggere quattro articoli. Il nuovo articolo 55,4 che recita: il Senato concorre all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e l'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea. L'articolo 70, primo comma, dice: la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per la legge che stabilisce le norme per tutta una serie di leggi e per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea. Il nuovo articolo 117, primo comma, dice invece: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Nel quinto comma si legge: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione Europea. Il nuovo articolo 119, primo comma, recita: i comuni, le città metropolitane e le regioni concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Possiamo capire che il compito del Parlamento, quindi Camera e Senato, diventa quello di attuare obbligatoriamente il diritto dell'Unione Europea. Il rispetto e l'attuazione della normativa dell'Unione diventano cioè obblighi assoluti indiscutibili, una missione imprescindibile per il Parlamento e per gli enti territoriali nelle materie di loro competenza. I vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea, che condizionano la potestà legislativa dello Stato e la corrispondente funzione del Parlamento, sono quelli che caratterizzano la cosiddetta teologia ordoliberista: i vincoli di bilancio, le regole sulla concorrenza, la stabilità dei prezzi, con tutte le conseguenze delle politiche di deflazione salariale, i divieti di facilitazione creditizia agli stati e alle pubbliche amministrazioni, il rispetto degli indirizzi di politica economica elaborati dal Consiglio per gli stati, l'indipendenza della Banca Centrale, la compatibilità della legislazione nazionale con i trattati e gli statuti del sistema europeo delle banche centrali e della BCE. E tutti questi vincoli sono totalmente incompatibili con i fondamentali obiettivi costituzionali della piena occupazione e dell'uguaglianza sostanziale. L'obiettivo prioritario dell'Unione Europea, cioè la stabilità monetaria dei prezzi, prevarrà così non solo di fatto, ma anche a livello di fonte primaria, ovvero nel contesto della Carta fondamentale, sul principio lavorista, articolo 1 e 4 della Costituzione, cioè sull'obiettivo antitetico al primo della piena occupazione, che è il presupposto dell'uguaglianza sostanziale, che è il compito essenziale dello Stato a norma dell'articolo 3, comma secondo della Costituzione. La ricaduta sui principi fondamentali della Costituzione e quindi sui cosiddetti controlimiti all'ingresso delle norme dell'Unione Europea nell'ordinamento italiano è devastante. Una volta costituzionalizzato l'obbligo assoluto di attuare la normativa dell'Unione Europea, i controlimiti cessano di essere tali. Nemmeno la Corte Costituzionale se la sentirà di sindacare il diritto dell'Unione Europea, essendo stato collocato il suo obbligo attuativo a livello di fonte primaria. E l'abbiamo visto questa cosa a proposito delle sentenze applicative, le prime sentenze applicative dell'articolo 81, quindi il pareggio di bilancio in Costituzione. La Corte Costituzionale non se la sente, pur essendo l'articolo 81 una norma incostituzionale nella Costituzione, la Corte Costituzionale non se l'è sentita di dichiararla tale. E la stessa cosa verrà sicuramente per questi vincoli. Con la modifica quindi della seconda parte della Costituzione si otterrà la disattivazione formale, ovvero anche a livello normativo, della sua prima parte, già neutralizzata di fatto, quindi a livello attuativo, dalle cessioni di sovranità alla cupola di comando ademocratica e antidemocratica dell'Unione Europea. Verrà così cancellato quel poco che rimane della nostra democrazia costituzionale. Ho messo J.P. Morgan Bolwit, secondo i desideri e gli auspici di quello che è il potere monetario, quello che Beniamino Andreatta nella sua intervista del 91, quando parlava del divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, chiamava il quarto potere, cioè il potere monetario.